mondo, come va? Spero tutto bene. Oggi vi voglio portare con me in questa mia piccola avventura dove affitterò un monopattino elettrico qui dal centro di Coralego per arrivare alle dune. Vi farò vedere come affittare un monopattino elettrico qui a Coralego, quali sono le applicazioni che bisogna scaricare. Il tutto è molto semplice, basta solo una piccola app, una carta di credito e poter prendere i monopattini che sono sparsi un po' per tutta la città. La città di Coralego ha visto comparire i primi monopattini elettrici appena dopo il lockdown. Alcune aziende hanno iniziato ad investire molto su questa mobilità, diciamo, cittadina, e all'inizio c'è stato un po' di caos, diciamo che il comune ha dovuto mettere alcune regole e ci sono da qualche anno alcuni spot come questi dove poter ritirare il proprio pattino elettrico, affittarlo e girare poi per la città di Coralego. Adesso vediamo un pochettino qual è l'applicazione che bisogna scaricare e poi partirò per questa piccola avventura. Per utilizzare i motopattini bisogna andare sul sito internet superpedestrian.com e andare a scaricare l'app, che è possibile, disponibile sia per Android che per i dispositivi Apple. L'applicazione naturalmente è fornita di mappa e abbiamo a disposizione dove poter andare a prendere il nostro monopattino. Bisogna fare l'iscrizione, quindi andiamo a mettere il nostro numero di telefono. Bisognerà accettare i termini, le condizioni e l'informativa sulla pagina e andremo a inserire la nostra carta di credito o di debito. Una volta inserita la carta di credito, possiamo acquistare del credito 5 euro, 10 euro, 20 euro. L'opportunità è, diciamo, abbiamo degli omaggi: acquistando 10 euro avremo un euro in più, acquistando 20 euro avremo 10 euro in omaggio. Acquistiamo 20 euro e in questo momento avremo naturalmente la possibilità di andare a prendere il nostro monopattino, scansionare il codice del monopattino e da quel momento in poi verrà praticamente scaricato il nostro credito. L'applicazione poi ci dirà anche quanto abbiamo all'interno del nostro portafoglio, la cronologia dei nostri spostamenti, la possibilità di chiedere aiuto, segnalare un problema e altre impostazioni. Adesso, da dove sono io, diciamo, andrò a prendere il monopattino più vicino a me e potrò scansionare e iniziare da quel momento ad utilizzare il monopattino. La mappa ci dà anche praticamente l'area in cui è possibile utilizzare il monopattino, quindi tutta la zona di Coralego, alcune zone, diciamo, a sud di Coralego, la zona del Mercadona, e naturalmente arrivare fino agli hotel dove ci sono le spiagge delle dune di Coralego. Sarà proprio qui che andremo con il monopattino, andremo a vedere un pochettino come si comporterà e poi il prezzo, il costo di questo viaggetto. Abbiamo il nostro monopattino, adesso apriamo l'applicazione, scansioniamo il codice. Adesso devi solo tagliare la spinta, portalo indietro. Ok. LED verde e siamo pronti per partire.
davanti, lì dietro non Sì. disponibile. Allora, aspetta che più... Ce l'hai dell'app? Sì. Guarda un po'. Quello là. Me ne dice che ce n'è uno là. Là dentro? E un altro là dietro. E uno là. E allora lo parcheggiamo là dietro. Bene, siamo arrivati al parcheggio sotto il Riù, Dune di Coraleco. Mettiamo finire la corsa. Si aprirà la fotocamera. Faremo una foto di dove abbiamo parcheggiato il nostro monopattino. Vediamo quanto abbiamo speso. In totale, abbiamo speso 8,50 euro da Coraleco centro fino alle dune. Noi diciamo, più o meno è il prezzo anche che si ha per arrivare qui col taxi. Facciamo sto bel tuffetto. È gelata? Oh! Io vado a riva. E ci riusciamo. Per oggi da Forteventura è tutto, io vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!